Presentato a Matera il volume L'ostinata certezza della rinascita, che raccoglie le immagini dell'allestimento realizzato dall'Associazione Maria Santissima della Bruna da luglio a ottobre 2021 a piano terra del Museo Ridola. Un'iniziativa culturale che, insieme alle altre attivate nel 2021, ebbe come scopo quello di far partecipare la cittadinanza alla ricorrenza del 2 luglio in forma alternativa a quella tradizionale, vietata a causa della pandemia da Covid-19. Era importante mostrare questo lavoro perché è un lavoro che è stato creato dai cittadini materani. C'è stato molto coinvolgimento da parte dei cittadini materani che ci hanno prestato non solo i pezzi di vette dai carri o le fotografie d'epoca o le fotografie dei vari costruttori dei carri che abbiamo esposto in quell'occasione alla mostra, ma ci hanno fornito anche altri elementi, non so, gli scudisci, gli abiti dei cavalieri e persino miniature di carri che andavano da pochi centimetri a poco più di un metro. In questa maniera abbiamo potuto lanciare un messaggio molto importante che spiega il significato, uno dei tanti significati del carro della Bruna, che esprime quell'aspetto esistenziale che è dato da permanenza e temporaneità. Cioè, il carro della Bruna è sempre presente ogni anno, però sembra che a un certo punto si perda, che si disperda perché viene distrutto, e invece no, quell'elemento di distruzione non è altro che un conferire una nuova energia per costruire il nuovo. Ecco perché il materano a fine festa dice di meglio in meglio l'anno prossimo. Sta a significare che il materano è sempre alla ricerca di qualcosa di sublime, di superiore, ed è questo l'insegnamento che ci offre il carro della Bruna, quello di perseguire sempre la bellezza, perché la ricerca della bellezza è quella che costituisce la cultura.